Rieccoci a Mani d'Oro con due persone che è un grande piacere avere qui con noi, che sono Marco Persino e Franca Verteramo. Due persone con una grande tecnica, con una grande esperienza, con esperienze nuove da portare in questo nostro mondo che alle volte con il mondo della moda ha un rapporto difficile. In questo caso raccontiamo due storie in cui questi due mondi sono riusciti a dialogare. Io ho due domande a cui chiedo a entrambi di rispondere. La vostra esperienza da questo punto di vista e naturalmente le impressioni di questa fiera che vuole essere anche un po' un luogo di confronto. Diamo la precedenza a Franca? La mia esperienza positiva per quanto riguarda la presenza qui a Mani d'Oro, dove mi sono vista veramente al centro dell'attenzione per una tecnica che sono decenni che si fa nell'alta moda e che non si conosce affatto. È una sorpresa in effetti vedere come viene fatta, perché facendo delle piccole dimostrazioni e si sono fermati tutti alla precisione del punto che si vedeva, quando invece poi ho girato il lavoro che si fa sul rovescio e vedere ovviamente c'era anche le perline attaccate, è stata completamente una sorpresa. Cosa inaspettata. Quindi questa opportunità per me è stata positiva, una grande soddisfazione. E il rapporto con questo mondo? E il rapporto con il mondo della moda non è facile, non è difficile. Bisogna seguire dei ritmi veramente sfrenati, perché siamo sempre lì su. Siamo sempre in ritardo e si fanno le nottate, si come il coniglietto di Alice, corriamo sempre. Sempre, un attimo di riposo, quando soprattutto siamo sotto sfilate, è difficile farle. I backstage sembrano dei manicomi, è così. Però poi il risultato finale, come tutte le tecniche, quello soddisfa, ti dà grande soddisfazione. Allora la passione che tu hai messo a realizzare quelle cose, in qualche modo ti ha ripagato anche dei sacrifici e di tutto il resto che viene. Certamente. Confermi questo tipo di impostazione? È sempre stato detto che il rapporto tra industria della moda e l'artigianato è un rapporto complesso appunto per i tempi, per la situazione anche di professionalità, di alta qualità che viene richiesta. Tu hai avuto questa esperienza con Dior. Io tra l'altro metto una nota personale, ho avuto il contatto con questa mostra di Fendi, Fendi in cui si parlava dell'artigianato. A me è stato detto, noi abbiamo visto che i tempi di lavorazione sono quelli giusti e quindi il costo deve essere. Quanto è importante il valore di queste cose, il fatto che loro che vivono quel mondo percepiscano. È importantissimo. Tanto la voce alta. È importantissimo, però almeno della mia esperienza ho notato come loro capiscono la necessità del tempo che ci vuole. Tant'è che una frase che mi è rimasta impressa di Maria Grazia Chiuri è stata: la bellezza ha necessità di tempo per essere realizzata. Perché è proprio così. Quindi anche noi con loro. È vero che a volte magari l'ordine era superiore a quello che noi potevamo produrre, però trovavamo gli accordi, perché all'epoca anche col lockdown era il primo lockdown, quindi non avevamo possibilità di contattare altri, ci siamo venuti incontro. Però loro lo apprezzano e capiscono, sanno quel valore. E spero che il fatto che Maria Grazia Chiuri sia italiana, pugliese, che abbia diciamo nel suo background il mondo dell'Italia possa essere stato anche un elemento di, come posso dire, attenzione, no? Sensibilità. Ti confermo, perché parlando con lei ha scelto di fare per la prima volta la sfilata in Italia, perché Dior non aveva mai sfilato in Italia, proprio nel Salento, dove era terra di origine di suo padre, per rivalorizzare proprio questi lavori d'artigianato, e lì ci tiene tanto. La tua impressione invece da questo punto di vista? Allora, la mia impressione da questo punto di vista è che alcune aziende veramente danno il giusto valore all'artigianato.
professionalità delle tecniche. Altri invece purtroppo si rivolgono all'estero e quindi questo è un danno proprio per la nostra salute bucale, perché culturalmente veniamo da una tradizione dove i fili sono stati parte integrante e principale del nostro essere, del nostro sapere, della nostra cultura, di base. Bisognerebbe che ci fosse un pochino più di attenzione da parte delle istituzioni verso chi svolge attività manuali, che non sono da sottovalutare, perché hanno la loro importanza, vanno rivalutate. Va fatto in modo che queste tecniche vengano tramandate agli altri, va fatto in modo che i ragazzi, i giovani, capiscono che ci sono anche altri tipi di mestieri manuali che potrebbero essere. Speriamo davvero che questa cosa si realizzi, mi permetto di dire che fiere come questa sono anche occasione di incontro e di confronto proprio su questa questione. Io mi fermo qui e vi ringrazio per questa vostra testimonianza. Buon proseguimento di fiera. Grazie.